Ciao, buon pomeriggio e bentrovati con Daily Art. Oggi in questo episodio cercheremo di comprendere per quale motivo Edgar Degas possa essere considerato fra quegli artisti che hanno dato origine all'arte moderna e lo faremo analizzando due opere, ossia La famiglia Bellelli e Il mercato del cotone. Bene, non ci resta che iniziare con il video. Edgar Degas era riluttante, tanto quanto Manet nel farsi definire impressionista, preferendo essere considerato più vicino al realismo. Dopotutto, una formazione classica, tanto negli studi quanto proprio nella pittura, lo porteranno molto ad ispirarsi ai manieristi, ai grandi artisti del suo tempo e anche alle stampe giapponesi. Non si può però negare che la sua persona sarà fondamentale per l'organizzazione della prima mostra impressionista che si tenne nell'aprile del 1874, proprio nello studio fotografico di Nadar. La sua formazione, il suo modo di concepire l'arte hanno fatto sì che Degas dipingesse lavori cui i soggetti tradizionali venivano rappresentati con nuove tecniche e la vita moderna, con i balletti, le scene modaiole, le lavandaie, le corse dei cavalli, erano entrati ormai a far parte del suo repertorio. L'uso alternato di pastelli bagnati asciutti, la rottura delle trame, gli acquerelli per ammorbidire i contorni delle figure erano invece la sua tecnica pittorica. Certo, le balline per Degas saranno il soggetto ossessivo della sua persona. In tutta la sua carriera, fra disegni, schizzi e veri e propri dipinti, realizzò più di 1500 lavori, studiando però cosa è il movimento del corpo femminile. Le ballerine non erano rappresentate sul palco, ma dietro le quinte, proprio durante le prove, quando erano stanche, affaticate e anche nervose. Ci fa entrare dunque in un mondo dove nessuno poteva entrare neanche pagando il biglietto. Ci porta in una realtà finora mai rappresentata prima. Dovendo scegliere però un'opera con cui iniziare a introdurre il concetto di modernità, lo farei con la sua famiglia Bellelli, dove un giovane Degas, durante il suo soggiorno italiano presso la famiglia della zia materna, ritrarrà per l'appunto la famiglia Bellelli. È una famiglia borghese, rappresentata nella sua realtà più cruda, la stessa realtà che non fu molto apprezzata dalla stessa borghesia, come avvenne già con Manet, proprio per il suo realismo. Al primo sguardo osserviamo una famiglia che posa per un ritratto, dove sono presenti un marito con sua moglie e le due figlie. Ma se approfondiamo un pochino di più questo sguardo, scopriamo in realtà tutta la tensione che corre fra i membri di questa famiglia, cosa inusuale per un ritratto. Beh, il barone Bellelli lo vediamo già raffigurato di spalle su una poltrona grande tanto quanto la sua persona. È isolato dal resto del gruppo, che invece è composto dalla controparte femminile. La zia di Degas, tra l'altro, non presta proprio attenzione al marito, il suo sguardo è assente, non punta né verso lui, né verso le figlie, tantomeno verso noi che stiamo guardando la sua opera. Sembra essere assente dalla scena. La figlia Giulia, elemento che invece collega i soggetti del dipinto, è la fanciulla seduta lì al centro, che guarda verso il padre, mentre il suo corpo, al contrario, si porta sulla sinistra della tela, come se fosse pronta ad allontanarsi dal padre. E osservate bene il piede, come tocca a terra, in segno di fuga. È ovvio, anche per i meno esperti, questo ritratto è tutt'altro che convenzionale. Degas ha costruito un quadro intriso di modernismo, senza usare tecniche pittoriche che si allontanavano però dai canoni tradizionali. Lo farà successivamente, ma qui non siamo tanto distanti. Un'altra tela che merita attenzione è l'ufficio del cotone, scusate, il mercato del cotone, scena dipinta in modo comparabile a quello di uno scatto fotografico, dove 14 figure sono immortalate durante il loro orario di lavoro. Siamo nell'azienda di famiglia di Degas, a New Orleans, dove Musson, lo zio di Degas, è seduto su una poltrona mentre si accerta delle qualità del cotone. René Degas legge invece il giornale e Achille Degas è appoggiato sulla finestra che si trova sulla sinistra. Gli altri elementi non si prestano attenzione l'un l'altro, poiché proprio assorti dal lavoro che stanno svolgendo. Ed è incredibile, dunque, come sembri una fotografia, è come se Degas fosse entrato all'improvviso, avesse dipinto l'opera in un solo secondo e se ne fosse poi andato, senza che nessuno avesse fatto caso alla sua presenza. Questo dipinto fu
esposto nella mostra impressionista del 1876 e 2 anni dopo venne acquisito da un museo, diventando il primo olio impressionista ad essere stato venduto ad una tale istituzione. E il modernismo dunque ha trasformato i soggetti della pittura tradizionale, che era invece affezionata a raffigurazioni storiche, religiose e politiche. La vita normale era stata finalmente portata al centro della scena, così com'era. E questo primo passo ha richiesto un duro lavoro e perseveranza da parte degli artisti, essendo la società non ancora pronta a vedersi raffigurata nelle tele del suo tempo. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo prossimamente con una nuova video presentazione.